Buonasera a tutti, ma soprattutto a te, dal vostro Enrico Capaci. Benvenuti in un nuovo video. Allora, una breve considerazione. Io penso che sia incredibilmente assurdo come in questo mondo, in questa realtà, sostanzialmente ci si debba nascondere per fare l'amore, cioè la gente si nasconde, no? Per fare l'amore, mentre non si nasconde affatto quando si tratta di mostrare invidia, cattiveria, stupidità, odio ed ignoranza. Cioè la gente si nasconde per fare l'amore, ha pudore, mentre la gente non ha pudore affatto quando si tratta di ostentare stupidità, cattiveria, odio e ignoranza. Ora, non dico che si debba fare l'amore per strada, però è veramente grottesco che quando c'è di mezzo la cattiveria e l'odio, nessun pudore. Se si tratta invece di fare l'amore, sì. L'altro giorno ero in un bus. Ho assistito a dei dialoghi fra ragazzine e ragazzini di 15 anni e la volgarità, il marciume grottesco di quella stupidità era talmente elevato che se io avessi avuto nello stesso bus quegli stessi ragazzini di 15 anni accoppiarsi, fare sesso, fare l'amore, chiamatelo come vi pare, sarebbe stato molto, molto meno volgare. Ma anche adesso, se avessi qui su questo tavolo degli sconosciuti che facessero sesso, io stessi che io guardarli, sarebbe un qualcosa di dolce, di romantico. Qualunque modo fatto, e anche nel modo più selvaggio possibile, sarebbe veramente molto più dolce, romantico e gradevole che assistere ai dialoghi, per esempio, della gente per strada o la cattiveria della gente che vedi per strada o in giro. Quindi ecco, è assurdo veramente che non ci si renda conto nemmeno che nascondiamo certe cose, o meglio, io non tenderei a non nascondere nulla, ma la gente sostanzialmente nasconde delle cose mentre mostra delle altre e per quelle sì. Si dovrebbe vergognare.